a sportellate nel modo più duro. Delli Guanti quindi vince davanti a Massei Sisco e Kasper Zukurek, poi Comanducci col quarto posto è riuscito a tornare dalle difficoltà, quindi Molinari a seguire Simon Sisco, e qua la festa per Pietro Delli Guanti e il suo team del Tony Kart, che può festeggiare una vittoria qui in gara 1 a Siena. Grande gara di Delli Guanti, che è stato bravo a prendersi la testa della gara piuttosto presto nella gara, ma poi a mantenerla fino alla fine nonostante la pressione di Massei Sisco. Sì, una curiosità, Pietro Delli Guanti corre a livello internazionale nel team di Ralf Schumacher, quindi ha un team boss decisamente esperto ed esigente. È stato molto bravo a resistere per tutti questi giri, avendo alle spalle Massei Sisco, che è un pilota estremamente esperto e freddo. Invece dietro abbiamo visto il gesto di stizza, la rabbia di una gara che in effetti non può essere andata come previsto per Comanducci, che si è recuperato fino al quarto posto, ma dopo che è stato ampiamente al comando, come abbiamo visto in queste prime parti di gara, dove c'è stata bagarra, c'è stato un grande rimescolamento di carte, e forse più che a livello fisico questa gara ha stancato a livello mentale, tanti cambi di posizione, tante pressioni da una parte all'altra. Sì, sicuramente c'è stata tanta bagarra, i piloti sono senz'altro abituati a questo continuo scambio di posizioni, a questa lotta tirata. È anche vero che però in questo tipo di gare, in cui è prevista finale 1 e finale 2, devono andare all'attacco, però anche fare i conti con un minimo di strategia, valutare lo stato delle gomme, valutare anche il fatto che nel pomeriggio dovranno disputare un'altra gara, per cui i punti sono importanti in tutte le gare, perché poi a fine campionato si faranno i conti con i migliori risultati. Anche qui, ovviamente, come vale per le altre categorie, si faranno i conti con tutte le sportellate prese e date in queste gare davvero senza fine. Lo dimostra il finale, il rush finale di questa gara, che ha visto Delli Guanti spuntarla su Massei Sisco davvero per un niente. Eccola qua la bagarre finale, dove Delli Guanti si guarda alle spalle nel vero senso della parola, per sapere dove chiudere e dove andare a tagliare il traguardo per primo. E poi anche la felicità di un Kasper Zuzurek, che è stato capace di rimontare 7 posizioni per andare a chiudere sul podio e poi resistere alla carica non proprio dei 101, ma erano in tanti alle sue spalle, perché davvero in molti hanno cercato il podio fino alla fine. Davvero una grande gara, davvero due grandi gare per questo inizio del Trofeo Rock. Insomma, davvero un bel modo di cominciare qui a Siena. Sì, sicuramente, come ho detto prima, 16 anni fa abbiamo iniziato qui con una gara che è rimasta nella storia, e nel corso del tempo poi di battaglie memorabili nella storia rock ce ne sono state, ma sicuramente quella di oggi è stata molto divertente e ancora non è finita. Avremo altre due gare a griglia invertita per le prime 8 posizioni che ci faranno divertire. Sì, per fare un po' di aftermath, non succede quello che è successo nella Junior. Bertonelli, che era uno di quelli che montava le gomme fresche, se non vado errato, ha chiuso nono, però partirà invece la prima fiera Beneventi a fianco di Zuccante, autore di una grande gara, e poi ci sarà un interessante Simon Sisco, che partirà dalla seconda fila dopo la diciamo debacle degli ultimi giri, e quindi potrà magari approfittare di un attimo di ritardo di quelli che sono stati i suoi diretti concorrenti in gara 1 e provare a capitalizzare così nel pomeriggio. Sì, sicuramente in gara 2 i piloti dovranno fare il conto con strategie nuove, perché per i più veloci di questa gara il conto sarà quello di cercare di recuperare il più possibile nelle prime fasi per andare poi a prendere eventuali piloti di testa. Per contro, chi partirà davanti cercherà di scappare ed evitare di essere ripreso poi dai presumibilmente piloti più veloci che arriveranno dal fondo. Qua ancora ci vengono riproposti gli ultimi istanti di gara con il duello fino alla fine. Ci ha provato Massei Sisco, prima ha provato all'esterno per costringere ad allargare la traiettoria, non ci casca tra virgolette Delli Guanti, e poi allora la volata finale, prende la scia fino all'ultimissimo e
poi gli chiude la porta di fatto degli guanti al limite, però a quel punto, a qualche metro dal traguardo, non si guarda più in faccia a nessuno. No, assolutamente no. E Sisco, devo dire, con la tamponatina data a degli guanti ha corso anche un rischio, presumo, perché in quelle condizioni può succedere che il paraurti anteriore esca dalla posizione consona e quindi si rischia di incorrere in una penalità eventualmente. Sì, ha rischiato, però appunto ci ha provato fino all'ultimo centimetro di pista libera qui a Siena. Grande gara di Massei Sisco, che può essere comunque soddisfatto, anche se poi quando la vittoria sfuma per così poco ovviamente soddisfatti al 100% non lo si è, però autore di una grande gara e soprattutto forte dei punti, come dicevi tu, pesanti, conquistati in ottica campionato. È giusto iniziare a pensarci fin dall'inizio, perché il campionato è lungo, ma 5 gare non sono tantissime. Ricordiamo, verranno poi prelevati gli 8 risultati migliori delle varie gare, e quindi sarà un conteggio da fare, un conteggio da fare. Quindi abbraccio. Qui vediamo il manager di oggi di Degli Guanti, che è Alessandro Marrapese, che gioisce giustamente per la vittoria. Tutto il lavoro che c'è, le serate, i pomeriggi passati sul carta, anche per i meccanici, per i manager, valgono il prezzo del biglietto quando si vince. Davvero un gran lavoro fatto da Degli Guanti, un gran lavoro inevitabilmente anche dal team Xprit, che conquista questa prima vittoria in gara 1 del Trofeo Rock categoria senior, di cui siamo pronti ad assistere alle premiazioni, questa Rock Cup. Ci sarà ancora qualche istante di pausa. È interessante capire, Riccardo, anche l'importanza che viene data a questa competizione. È facile pensare, no, che nel corso poi delle varie tappe del campionato gli iscritti saliranno, i kart saliranno, come spesso accade in questi casi, e questo aggiungerà prestigio, valore al trofeo, alla Rock Cup, ma anche incognite. Certo, questa per noi, come ho detto inizialmente, è una prima esperienza al campionato italiano Asci Sport, per cui siamo in fase di rodaggio e con l'andare del tempo cresceranno i schieramenti, ma noi siamo piuttosto abituati ad avere manifestazioni con schieramenti pieni, ricche di piloti, e quindi per questo non sarà senz'altro un problema. Rock Cup che tra l'altro rivedremo poi a Sarno fra 2 tappe. È intanto cominciata la premiazione di questa gara con la terza posizione, ribadisco, una grandissima rimonta che ha un grande valore, di Kasper Zukurek, e poi la seconda posizione di Massei Sisco e il trofeo più grande. Notavo che adesso nella premiazione non c'è Kasper Zukurek, ma c'è Cristian Comanducci. C'è Cristian Comanducci, quindi ci sarà stata una penalità per Kasper Zukurek, forse per il motivo che dicevi tu sui paraurti, diciamo di solito è la penalità più diffusa. Comunque in generale cambia il podio, allora Comanducci chiude il podio con Massei Sisco e Pietro Degli Guanti. Vedremo che impatto avrà su gara 2, dove ci ritroveremo. Ritroveremo anche il pubblico, che per ora lasciamo per un po' di tempo. Ci prendiamo un break tra le gare del mattino e le gare del pomeriggio, torniamo tra qualche ora, più precisamente alle 14.15, con la gara 1 della 125 Master, che riaprirà il programma del pomeriggio, e torneremo con tutte le gare sempre in diretta Facebook, e torneremo con tutto il programma di tutte le gare 2 delle categorie che abbiamo vissuto fin qui. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi, ringrazio ovviamente Riccardo Imperio di averci affiancato in queste grazie gare della Rock Cup, e ci salutiamo e ci rivediamo fra pochissimo. Thank you.